Pane bianco o pane integrale? Oggi confronto fra prodotti alimentari. Ok, iniziamo subito a valutare i valori nutrizionali del pane bianco e di quello integrale. Ti ricordo che i valori si riferiscono a 100 grammi di alimento. Chilocalorie 268 del pane bianco, mentre quello integrale è leggermente meno calorico e ne apporta 224. Proteine molto simili in entrambi, 8,1 grammi per il pane bianco e 8,5 grammi per quello integrale. Amido, praticamente stiamo parlando di carboidrati complessi per capirci, 52,3 grammi del pane bianco contro 44,1 grammi di quello integrale. Grassi, abbiamo qualcosa in più nel pane integrale perché contiene il germe di grano, ricco di acidi grassi insaturi, quindi buoni. 0,5 grammi nel pane bianco e 1,3 grammi in quello integrale. Fibra alimentare, punto importantissimo, 6,5 grammi per l'integrale e 3,8 grammi per il pane bianco. Analizziamo ora i minerali più rappresentativi del pane e quindi fosforo, 77 mg nel pane bianco e 180 mg in quello integrale. Ferro, 0,7 mg nel bianco, 2,5 mg in quello integrale. Zinco, 0,88 mg nel bianco, 1,76 mg nell'integrale. Ed infine il potassio, 117 mg nel pane bianco e 250 mg in quello integrale. Ok, analizziamo questi dati. Allora, sembrerebbe che il pane integrale abbia molti punti di vantaggio rispetto a quello bianco. Infatti, è leggermente meno calorico. Poi, contiene più fibra alimentare. Ed infine, ha un quantitativo più che doppio di minerali. Voglio anche aggiungere che il consumo di cereali integrali è associato alla prevenzione di numerose patologie, perfino alcuni tipi di tumore. Ed infine il pane integrale è anche più indicato nei soggetti diabetici perché associato a un minore innalzamento della glicemia. Però voglio spezzare anche una lancia a favore del pane bianco perché con le farine raffinate generalmente si ottiene una panificazione migliore, perché le farine bianche raffinate appunto hanno un maggior quantitativo di glutine, un ammasso proteico che conferisce forza all'impasto. Ok, abbiamo capito che generalmente andrebbe preferito il pane integrale rispetto a quello bianco, ma ciò non vuol dire che il pane bianco vada eliminato completamente dalla nostra alimentazione. Anche perché ci sono soggetti con patologie intestinali che non tollerano tanto la fibra alimentare e quindi per loro è preferibile spesso il consumo di pane bianco. Quindi anche la tolleranza individuale è un fattore che deve essere considerato nella scelta tra pane bianco ed integrale. Morale della favola: consuma quello che preferisci, magari varia la tua scelta a tavola e ricordati che il pane bianco, visto che ha meno fibre e meno minerali, deve essere sempre accompagnato ad un'abbondante porzione di verdura. Fammi sapere nei commenti se nella tua alimentazione prediligi il pane bianco o quello integrale. E ricordati di seguirmi per rimanere sempre aggiornato sull'alimentazione, la salute e il dimagrimento.